Tre punti, ragazzi. Tre punti. Tre punti che mi aspettavo nel pre-partita. Lo sapevate, avevo fatto il video oggi in cui vi dicevo che mi aspettavo di vincere questa gara. Ma che non è stata una sensazione simile invece durante lo svolgimento della partita, perché per larghi tratti ho avuto una paura incredibile, sentivo anche nell'aria quella puzza di ciabatta, ve lo dico in dialetto, di ciabatta, di fregatura, di inculata, perché il Torino, ragazzi, nel secondo tempo è venuto fuori e probabilmente noi siamo riusciti a fare il gol dell'1-0, quindi il gol della vittoria, forse nel momento migliore in assoluto della partita del Toro. Adesso ne parliamo leggermente meglio. Scaricate il numero 10, link qui sotto in descrizione, perché la settimana prossima non uscirà il post partita della Juve qui sul canale YouTube, il post partita di Juventus Empoli non uscirà qui, ma uscirà sul numero 10, quindi scaricatevi gratuitamente l'applicazione e potrete anche vincere una maglietta della vostra squadra del cuore. Magari la Juventus, magari il Toro, magari siete tifosi del Toro, quindi scaricatevela. Allora, questa vittoria che cosa ci dà? Niente, secondo me, non nel vero senso della parola, cioè ci dà tre punti e sono importantissimi perché in un momento di difficoltà così evidente, di ritardo della Juventus su quella che dovrebbe essere la tabella di marcia, sono tre punti e sono sempre tre punti e sono sempre importanti. Ci dà un po' più di fiducia, ci ridà un po' più di tranquillità, però questa è una vittoria, secondo me, diversa rispetto a quella che era venuta fuori col Bologna, leggermente diversa, per un motivo. Quella che era venuta fuori col Bologna, vabbè, tanto è stata più larga, indubbiamente, ma non sono qui per fare la punta e chiodi e contare i gol, però avevo avuto una sensazione decisamente differente del dominio della partita da parte della Juve. Oggi invece la Juve è stata una squadra. Il primo tempo è stato molto brutto, e tra l'altro a fine primo tempo ho addirittura pensato, secondo me, né noi né loro arriveremo a fare gol. Loro perché comunque avevano un portiere, mi sembra abbastanza in forma. Abbiamo avuto una grande occasione nel primo tempo che si è divisa in tre occasioni principali, no? Però per il resto non è stato niente di che, diciamo così, è stata un'occasione suddivisa in tre volte, in tre tiri in porta, in cui il loro portiere si è fatto trovare anche abbastanza pronto. E nel secondo non c'è stato chissà che cosa, se non un paio di fiammate della Juve dove siamo venuti fuori, dove siamo riusciti a trovare lo specchio della porta. C'è stata un'occasione, ragazzi, di Ken, si è mangiato una roba Ken su un assist, su un servizio di Kostic. Non vi porterò la live reaction. Ve lo dico subito, a questa gara non ve la porterò perché è stata mo molto scarica e sarebbe una live reaction brutta da portarvi, terrificante, non ha senso farlo, ma lì sono impazzito. Me lo sarei mangiato perché capisco, magari te la para, magari un rimpallo, magari non becchi la porta, ma tirare fuori 4-5 metri in quella maniera lì, clamorosa, anche perché in questo momento noi siamo una squadra che crea poche occasioni da gol, poche. E quelle poche che crei, allora buttale dentro. La grande occasione, se vogliamo, è stata pochi istanti prima del gol. Forse, tra l'altro, adesso vado a memoria, ma quel calcio d'angolo su cui troviamo il gol è esattamente il calcio d'angolo che nasce dalla parata. Bella parata di Milinkovic-Savic sulla girata di Vlahovic di testa, su assist di Kostic, anche in quel modo. Tra l'altro, assist di un serbo, gol, anzi colpo di testa di un serbo, parata di un serbo. Il mister, il CT della Serbia sarà contento di questa cosa dato che era in tribuna. Però noi siamo stati poca roba, siamo stati davvero delle piccole fiammate. Quindi non è con il Bologna avevo detto dei piccoli passi in avanti perché avevo visto una squadra che cercava di andare in avanti, cercava di trovare il contropiede, cercava di trovare un'imbucata, cercava anche di andare a fare un altro gol. Oggi invece si è vista proprio una squadra probabilmente timorosa, una squadra che aveva come unica volontà di portare a casa tre punti, non di cercare un passo in avanti dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia, anche solo dei giocatori che sono scesi in campo, perché la gestione dei cambi di Allegri è stata molto particolare, se proprio dobbiamo fare un ragionamento d'insieme, perché Miletti intanto non ha mai visto il campo, così come Sulé, come Fagioli, insomma, come Iling, i ragazzi non sono entrati.
ma anche i cambi che ha fatto Allegri sono stati molto conservativi, perché probabilmente non avrebbe nemmeno inserito Bonucci senza quel problemino per Bremer. Aperta, chiuso parentesi, ragazzi, che palle sti infortuni muscolari, qui non possiamo fare altro che citare un altro tic da aggiungere alla lista. E l'altro cambio è stato Milik al posto di un Ken che ha fatto oggettivamente una brutta prestazione, e poi è entrato Paredes nel finale, ma anche lì l'ha messo su probabilmente per coprirsi, per cercare di chiudere un po' gli spazi, ma non era nemmeno un cambio che Allegri aveva in programma. Ha giocato tutta la partita McKennie, che è stata una roba un po' così. Però c'è un dato buono da portarsi a casa in questa partita, cioè che la Juventus torna alla vittoria in trasferta dopo da aprile a ottobre. Sono 6 mesi, quindi dopo 6 mesi torniamo alla vittoria in trasferta, e questa è sicuramente una cosa da portarci a casa. Non è stata una vittoria esaltante, non è stata una vittoria di costruzione, secondo me, per la Juventus. Non voglio dire fine a se stessa, perché in un momento del genere una vittoria non può essere fine a se stessa, però una vittoria forse vuota di significato, una vittoria che ti lascia soltanto i 3 punti come amaro in bocca, che di questi tempi è già qualcosa di cui andare fieri e orgogliosi, è andata discretamente grassa. Però dall'altra parte c'è stato un Toro molto inconsistente, cioè non c'è stato nemmeno quello spirito Toro che di solito respiri nei derby. C'è stata un po' di voglia del Torino, e ribadisco, probabilmente noi siamo andati a fare gol nel loro momento migliore, e questo è probabilmente anche un colpo di grazia che vai a dare all'altra squadra, che sta provando a venire fuori dalla partita, sta provando a segnare un gol con quel poco che aveva a disposizione magari anche il Toro in quel momento, e di fronte a una squadra, la Juve, che prova veramente poco o niente, e poi trova il gol in quel momento lì con un bel taglio comunque di Vlahovic sul secondo palo, un bel colpo di testa di Danilo, quello assolutamente sì. Però oggi ho visto una Juve forse ancora un po' scarica, anzi, adesso vi spiego anche il perché sono non completamente soddisfatto di questa vittoria. Ero convinto che il ritiro potesse darci qualcosa da quel punto di vista lì, dell'atteggiamento, della voglia, della grinta, quelle cose di cui ha parlato Nedved nel prepartita, dicendo non è che dobbiamo parlare di voglia, di cuore, di passione in questo momento, perché quelle sono cose che devono esserci di default, e se dobbiamo parlare queste cose, per me è una sconfitta in partenza. Infatti l'analisi di Nedved, secondo me, è stata molto lucida. Però ero convinto che il ritiro potesse darti quelle robe lì, non sto parlando di tattica, occasioni, gioco, quella roba lì probabilmente hai bisogno di un ritiro bello lungo e di cambiare radicalmente quella che è stata la preparazione alle partite svolta fino adesso in questa stagione. Però dal punto di vista della grinta, della spinta, dell'atteggiamento, anche forse dal punto di vista fisico, quel voler tirare fuori quel qualcosa in più, io stasera non l'ho visto. Ed era forse l'unica, oggi dicevo, o ieri nel post conferenza, oggi non mi ricordo, più che 3 punti mi piacerebbe vedere davvero questa risposta della Juventus. Poi i 3 punti li prendo sempre, io da risultatista i 3 punti li porto sempre a casa. Però questo piccolo passettino in avanti invece lo vorrei vedere. Quindi vi dico, non parlatemi di vittoria della svolta, perché non è questa. Cioè, questa è una vittoria che arriva contro un Torino onestissimo, tranquillissimo e niente di che. Parlatemi di una vittoria in un momento difficile, quindi una vittoria che ti lascia 3 punti, una vittoria che ti lascia anche, se vuoi, un po' più sereno di affrontare questi 6 giorni che ci porteranno alla partita con l'Empoli, dove però voglio iniziare a vedere ancora dei passi avanti, che siano piccoli, ma li voglio vedere. Oggi dei passi avanti purtroppo non li ho visti. Beh, certo, rispetto a Maccabi e Milan, certo che li ho visti, però non i passi avanti che credevo di vedere in un momento così delicato. Già vincere in un momento così delicato è tanta roba, però la vittoria oggi me l'aspettavo, ero abbastanza tranquillo. Prima, durante la partita un po' meno, perché vedevo che non eravamo proprio sul pezzo, non eravamo proprio concentrati. Dai, ci passiamo un sabato sera vittoriosi, che di sti tempi è tanto complicato, e quindi vi auguro di trascorrere una buona serata e un buon weekend anche domani. Ci vediamo con i video del giorno dopo.